tutti ragazzi, eccomi qua, sono Mega Ticker, finalmente sono tornato con un video. Avrete visto che sto pubblicando un po' meno, vari impegni, la difficoltà anche di fare alcune operazioni col ditone, ma almeno un video a settimana ve lo volevo portare. Qua davanti a me quest'oggi abbiamo un controller per PlayStation 4 di fascia assolutamente economica. Si tratta di un controller wireless, quindi può funzionare ovviamente anche senza cavi, il cui prezzo è di 34,99 euro, ma adesso in offerta lo trovate spesso anche a 29,99 euro. Io purtroppo quello sconto l'ho perso perché l'ho comprato da 1 euro facendomelo spedire a casa, e vi voglio far vedere, mettere in guardia che io tutte le volte che ho comprato da 1 euro, guardate come arrivano le scatole a casa, perché loro purtroppo hanno il brutto vizio di non inscatolare i loro prodotti ma buttarli in delle buste molle, e ovviamente il corriere, per quanto ci possa stare attento, a casa te lo porta sicuramente sfasciato, quantomeno nella scatola. Il prodotto infatti è a posto, lo andiamo a spacchettare un attimo insieme, vediamo anche il suo contenuto. All'interno della scatola infatti, a parte un piccolo libretto di istruzioni dove c'è scritto accendetelo e attaccatelo alla PlayStation, c'è questa custodia di plastica, il controller, eccolo qui, e poi, meno male, hanno messo un loro cavo. Loro cavo che all'inizio non avevo neanche voluto utilizzare, ma poi mi sono accorto che, essendo qua, vedete, sagomato l'inserimento dell'USB, micro USB, non tutti i cavi che avrete potranno alloggiare e andare fino in fondo al nostro spinotto. Me ne sono accorto perché appunto collegandola alla PlayStation e schiacciando il tasto PlayStation per fare l'accoppiamento alla stessa, il controller non si accoppiava, pensavo già che fosse difettoso, e invece poi, ripeto, mi sono accorto che il problema, l'inghippo, era nel fatto che le USB che stavo provando io erano sagomate diversamente e non entravano qua dentro fino in fondo. Il cavo è un normalissimo cavo, dichiarano una lunghezza di 2,5 metri, anche se a me sinceramente sembra un po' più corto. Munito del mio bellissimo metro, io me lo vado a misurare, ma secondo me stiamo parlando di una cosa che è più vicina al metro o 1,5 metri. Comunque no, ecco qua, siamo arrivati al metro, sì, direi che è 1,10 metri più o meno di lunghezza. Non so perché nella scheda tecnica che poi vi farò vedere è dichiarato 2,5 metri, sappiatelo, ma niente paura. D'altronde il controller PlayStation 4 è fornito anche senza cavo, quindi in quel caso vi sareste attaccati. Andiamo quindi un attimo ad analizzare questo controller, che secondo me esteticamente non è neanche malvagio. Tanti mi hanno detto che brutto, in realtà c'è di tre colori, blu, nero, rosso, poi ho visto anche qualcosa camouflage, ma non l'ho trovato in commercio, quindi forse quello dovrà arrivare. Esteticamente la sagoma è molto molto simile a quello che è il controller normale, però queste bombature a me non dispiacciono per nulla. La plastica non è di qualità eccessa, si sente che è piuttosto plasticoso, ma in realtà non è così drammatico come un prezzo del genere per un controller wireless potrebbe far presagire. Il grip sinceramente non è dei migliori, ma come d'altronde non è dei migliori neanche nel controller originale di Sony. Quello che invece mi è piaciuto molto è il grip di queste levette analogiche, assolutamente bello, mi piace, si attaccano bene alle dita, così come mi piace la risposta proprio in termini di durezza degli analogici. Per quanto riguarda gli analogici poi parleremo a parte, vi farò vedere una cosa e vi dirò una mia considerazione. La cosa da sapere è che una volta collegato alla PlayStation sarà in grado il controller, e non spesso accade, anzi in realtà raramente anche in controller da centinaia e centinaia di euro, ebbene sì, lui sarà in grado, una volta accoppiato, di accendere e spegnere la console, quindi non dovrete andare a utilizzare un controller originale o andare fisicamente alla console e poi attaccarlo in un secondo momento. Come dicevo, al di là del discorso estetico che a me non dispiace per nulla, anche l'ergonomia non è per nulla male. Le gambe, i gambi sono abbastanza lunghi, a parte il mio ditone che non può essere piegato, però vedete che anche il mignolino e tutte le altre dita trovano il loro alloggiamento. C'è una conchetta qua sotto, un bassorilievo, una curva, non so come chiamarlo, che fa sì che le nostre
nostre dita, insomma, si incastrino bene, vadano bene ad ancorare il nostro controller, e le dita indici, o nel caso voleste usare tutte e due le dita indici e medi, vanno a fare la loro azione su questi tasti. I bumper assolutamente sono equiparabili ai bumper normali, diciamo, del controller PlayStation 4, mentre invece, ahimè, nota dolente per quanto riguarda i trigger. Già vedrete che sono assolutamente scomodi, nel senso che, avendo questa pancia in questo verso, tendono a far scivolare il dito. In realtà ho provato un po' di partite in Destiny, non mi è mai scappato il dito, poi una volta preso la mano in realtà si azionano abbastanza bene, però diciamo che il tasto, vedete, della PlayStation, il trigger, che ha questa conca al contrario, fa sì che il dito scappi di meno. Già in realtà il fatto che sia corto nel DualShock fa storcere a qualcuno il naso, in questo caso è corto e anche con la gobbetta dall'altra parte, quindi piccola nota dolente per questo controller. Quello che non si vede sono i due motorini di le vibrazioni, assolutamente gradevoli, non è una zanzara come spesso mi è capitato in controller cinesi, questo ricordo che in realtà dovrebbe essere di una marca italiana. Marchio Xtreme, che ho provato anche a contattare per chiedere eventualmente se potevano mandarmi un controller in visione da testare, ebbene sì, nonostante il marchio non sia certo ai livelli dei colossi americani, non ho ricevuto alcuna risposta. Niente paura Mega Ticker, me lo sono comprato ed ecco qua che ve l'ho portato lo stesso sul canale. Passando sempre a un'analisi di quello che c'è e non c'è in questo controller, vi dico che c'è la lucina, vedete qui la lucina che serve anche per l'accoppiamento con la telecamera, quindi può essere utilizzato col visore VR. Quello che invece manca a questo controller è il Six Axis, il sensore di movimento, che dovrete tenere in considerazione come mancanza, perché ad esempio mi viene in mente The Last of Us 2, dove per caricare la torcia dovevo scuotere il mio controller, ebbene con questo dovrete andare nelle impostazioni e dirgli di non usare quella metodologia per ricaricarla. Le mancanze però si fermano qui e in realtà, rispetto all'originale, come vedete qua sotto ci sono due ottimi tasti, purtroppo non sono rimappabili, sono fissi, come vedete i tasti corrispondono alla pressione di R3 e di L3. In realtà in tanti, quelli che non amano appunto correre facendo la continua pressione sull'analogico, ameranno il fatto che con il ditino qua sotto, in maniera anche molto comoda e raggiungibile, potranno andare a fare lo scatto col personaggio. Sinceramente R3 non mi ricordo quale gioco lo abbia in sé, però insomma di fatto un controller da 34€, 29€ che si trova, con due tasti aggiuntivi sotto, tanta roba. Quello che invece non è tanta roba, anche perché l'ho aperto, guardate le foto che vi faccio vedere, è la batteria, ahimè solo 500 mAh. Vi dico la verità, non ho avuto modo di fare delle stress test, non so quanto autonomia reale abbia, magari poi si scoprirà, e magari ve lo scriverò nei commenti, si scoprirà che consuma talmente poco che anche una batteria così piccola gli donerà una discreta autonomia. Il peso del controller, ragazzi, è un peso abbastanza piuma, parliamo di 189 grammi, quindi più leggero dei 200 grammi del controller originale Sony, e quindi una volta elencate tutte queste caratteristiche, anzi no, vi dico ancora che i tasti hanno un feedback discreto, non è un click netto, ma comunque nulla da dire sinceramente da un controller di questo calibro, di questa spesa, funzionano tutti a dovere, e quindi anche sviscerata questa caratteristica andiamo a parlare delle prestazioni in gioco. All'inizio del video vi avevo parlato degli analogici e avevo detto che vi avrei detto qualcosa dopo, ebbene sì, io giocando ho trovato una risposta degli analogici, ma in realtà quasi simile o simile del tutto al DualShock 4, tanto che ho creduto, mi sono illuso, che a differenza di tutte le cinesate presenti sul mercato intorno ai 30€, qua dentro
dentro ci fossero degli analogici reali, veri, originali, come nel DualShock 4. In realtà, aprendo lo scatolone, ecco qua, guardate la foto, gli analogici sono di quelli di stampo cinese. Quando trovate degli analogici così metallici nei vostri controller, sappiate che sono degli analogici economici. Questi analogici hanno la caratteristica di solito di avere delle molle molto molto rigide, in questo caso neanche poi tantissimo, e la caratteristica peggiore è quella di avere una risposta molto più secca, molto più scattosa, ma ahimè per contro, pazzesco a dirsi, avendo la molla così rigida, la levetta viene riportata sullo zero in maniera più precisa e solitamente i controller cinesi è difficile che soffrano del fenomeno di drift. Se vi interessa andare a vedere la mia analisi dove spiego da cosa è derivato il fenomeno del drift, perché non è questo l'unico motivo per cui un controller inizia a driftare, andate a destra in alto e guardatevi questo video dove faccio vedere le due cause principali che portano al fenomeno del drift. Come dicevo, ad ogni modo, nonostante gli analogici siano cinesi, comunque di scarsa qualità, tra parentesi, io sinceramente non ho mai capito nella grande produzione quanto un risparmio di questo tipo possa andare a inficiare su un'azienda, ma ad ogni modo non sono io un commerciante, un costruttore. Vi dico solo che questo controller è assolutamente godibile anche negli sparatutto. Sì, perché i controller cinesi finora provati sono belli, sono tutto quello che volete, ma poi quando andate in Fortnite, in COD, in Destiny, in Apex e chi più ne ha più ne metta, quando andate a mirare vi trovate la mira, insomma prendere un personaggio in testa diventa veramente un'azione impossibile. In questo caso io invece ci sono riuscito, nonostante, come vi dicevo, l'handicap del mio ditone, sono riuscito a gestire la mira alla pari, direi, del mio DualShock. Quindi assolutamente promosso dal punto di vista degli analogici, della risposta, così come anche del lag. Il lag assolutamente non è avvertibile anche in modalità wireless. Sono quasi giunto alle conclusioni, mi direte quanto parli di un controller da 30 euro. In realtà, ragazzi, voglio sempre portarvi tutto e non scordarmi nulla. Quello che appunto vi dico come ultima informazione è che al jack, quindi potrete utilizzare le cuffie in modalità cablate direttamente nel controller, ma sappiate che sia l'audio in entrata sia l'audio in uscita, quindi quello del vostro microfono, saranno di qualità pessima. Di solito io ho sempre trovato un audio in uscita, il microfono in uscita pessimo, quindi chi è in party con voi vi sentirà male, ma in questo caso anche proprio l'audio nelle vostre cuffie, della musica, del gioco, eccetera, sarà veramente una ciofeca. Questo ovviamente se avete delle cuffie wireless, io sinceramente le Pulse ve le consiglio, perché le avevo criticate un po' all'inizio per plastiche e tutto quanto, ma poi mi sono piaciute veramente nel tempo, ma per quello andate a vedere gli altri miei video. Ad ogni modo vi dicevo che se avete delle cuffie wireless di questo spinotto ve ne potete anche fregare. Siamo giunti quindi alla conclusione, ragazzi. Cosa dice Megaticker? Comprate o non comprate questo controller? Ebbene, sinceramente io ve lo posso solo che consigliare. Lo trovate in vendita nei supermercati MediaWorld, Unieuro, Euronics, non l'ho trovato in Amazon, quindi non vi posso lasciare il link in descrizione. Vi lascio però tutti i link alle mie varie cose, il link generico di Amazon se mi voleste aiutare facendo acquisti appunto tramite il mio link. Per comprare questo oggettino, o lo fate online in quei supermercati appunto Media, Uniero, Euronics eccetera eccetera, o vi recate lì e se siete più fortunati di me, perché io ci sono andato ma non li ho trovati, se lo sarete li troverete direttamente sullo scaffale. Per questo video, ragazzi, è tutto. Io vi saluto, vi invito sempre a registrarvi, accendere la campanella. Ho tantissimi contenuti da portarvi. Quello che mi manca non sono i contenuti, ma è la salute, ahimè, e anche sinceramente un po' di tempo. Nel ringraziarvi per la visione, vi saluto, ci vediamo alla prossima qua a Megaticker e ciao.